Il Massachusetts fa il sapore di casa. Piacenza ha il calore della famiglia. Non potrebbe essere altrimenti per la 71enne Lucia Biasini, preside in pensione emigrata dal nostro territorio agli Stati Uniti d'America nel novembre del 1955. Aveva 7 anni, era una bambina. Insieme ai genitori e al fratello maggiore salì a bordo della nave Andrea Doria. Oggi, quando Lucia torna in aereo nella sua città natale, si emoziona. Sono molto emozionata. È bellissimo quando arrivo, perché vedo tutti i miei parenti. È molto triste quando parto, piango. Mi fa piangere già. No, mi sento quanto è ora di andare via. Sono sempre triste. In questi giorni la donna ha rimesso piede a Piacenza insieme al marito David Godfrey, dove è passata da un tavolo all'altro per i pranzi tipici con cugini e zii. E dalla terrazza panoramica del grande albergo Roma, Lucia si è ritagliata una pausa nell'intenso tour de force piacentino per raccontare la sua storia a Telelibertà. Io avevo 7 anni quando sono arrivata, ero piccola, e mio fratello 13 anni, insomma mia mamma e mio papà. Come ho detto, la storia non è mia storia, è la storia dei genitori che hanno avuto molto bene i suoi 2 figli e hanno fatto un sacrificio. Inizialmente, appena emigrati negli Stati Uniti, quale fu la difficoltà maggiore? E al principio è sempre stata la lingua. Noi siamo andati negli Stati Uniti non sapere neanche una parola. E quello lì era difficile per me, ma anche più difficile per i miei genitori. Però i miei genitori, subito il giorno dopo di arrivo, sono andati a lavorare e loro hanno dato scuola nella sera per imparare a parlare l'inglese e anche di imparare la Constitution, le leggi degli Stati Uniti.